Oggi vi parlo delle penne Winkoff Stella Brush Glitter Pen, che sono appunto queste penne della Kuratake che hanno lo shimmer all'interno. E molte mi chiedono come devono essere utilizzate. Questa è la confezione che contiene una penna. Ci sono di diversi colori, in più abbiamo una confezione che contiene oro, argento e il clear. Quando acquistate una vostra Winkoff Stella, dovete aprire la confezione e all'interno troverete questa penna. Per cominciare ad utilizzarla, vedete che c'è questo anellino nero. Dovete svitare la penna e sottrarre questo anellino, che è un anellino di sicurezza. Richiudete la penna, la agitate leggermente 4-5 volte, dopodiché la riaprite. Potete vedere qui sulla penna c'è scritto push, quindi dovete leggermente schiacciare in modo che l'inchiostro scenda. L'inchiostro sta scendendo mano a mano verso il pennello della penna. Non schiacciate troppo perché poi avrete l'effetto contrario, cioè lo shimmer si va a posizionare sulla punta e avrete troppo shimmer nell'applicazione. Leggermente fate uscire un po' di inchiostro. Ed ecco qui che potete vedere questo effetto shimmerato. Questo si può applicare sia su bigliettini di auguri oppure sulle vostre bamboline timbrate e colorate per dare questo effetto shimmerato che è diverso dagli stickless che contengono il glitter. Perché quelli sono più tridimensionali, questo è solo veramente un effetto shimmer, molto delicato. Adesso vi faccio vedere l'applicazione su un progetto già terminato. Questa è una card già bella e pronta, vi ricordo che ci sono un paio di kit ancora disponibili. Vogliamo dare un accento brillante a dei particolari di questa card, ad esempio il fiocco. Spero si riesca a vedere l'effetto delicato, shimmerato che dà questa penna.